Il rischio in Italia qual è in questo momento? È che c'è una statistica che va indietro di oltre 10 anni e che è data dall'Unione delle Camere di Commercio, che ci dà una fotografia di chi si proietta nel business quando dopo aver trasformato un'idea imprenditoriale in qualcosa di concreto. Beh, questa cosa ci dice questo, che il 78%, questa statistica ci dice che il 78% delle partite IVA chiude entro 2 anni e addirittura l'85% in 5 anni di attività. Che cosa significa? Come mai accade questo? Ecco, il primo punto fondamentale è proprio quello di valutare che quando una persona si inizia un'attività di business, ecco, deve sapere alcune cose che probabilmente deve mettere in conto, alcune cose che probabilmente non fa. Ecco, io quello che posso dire rispetto a tante altre organizzazioni, tante altre nazioni, tante altre culture, ecco, noi italiani siamo veramente molto bravi. Da una parte a una propensione all'attività, perché ci piace fare, ci piace organizzare, ci piace sentirsi dire bravi, bene, ma ci lanciamo senza un paraurti. Allora, la cosa che è proprio quella che su cui vorrei lavorare è proprio questo qua. Quando si apre un'attività, al di là del fatto che sia disoccupato oppure no, ci sono delle decisioni che devi saper prendere nella maniera corretta. Devi avere una qualsiasi organizzazione che punti, che fondi e basi la sua prosperità, la sua propensione all'abbondanza verso e con decisioni ben specifiche. Quello che voglio fare in questo video è proprio aiutarti a capire quali sono le 5 domande che ti devi dare. E la prima cosa che devi iniziare a lavorare per capire se l'attitudine di essere imprenditori fa per te e come fare in modo che la tua attività non rischi di entrare a far parte di queste, di quelle, quella miriade di persone, di quella miriade di partite IVA che poi entro 2 anni si infrangono o addirittura entro in 5. Quindi ascolta bene quello che ti ho detto da adesso in poi. La prima cosa che devi saper fare, la prima cosa che devi saper valutare è un punto fondamentale. La prima cosa è scegliere il campo di interesse. La cosa migliore in questo caso è proprio seguire le proprie passioni, è quello di lavorare in un ambito che si conosce, nel quale si è appassionati, nel quale ci si possa sentire non solo realizzati, ma anche, come dire, consapevoli di aver raggiunto uno scopo, che è quello di fare qualcosa che ti fa battere il cuore. Beh, è un passo importante perché? Perché molto spesso io vedo persone che si lanciano in business e che non sentono solo perché magari hanno visto qualcun altro vedere prendere dei soldi o perché qualcun altro ha visto qualcosa. Quando non segui qualcosa che non fonda l'attività su una passione, devo dire che dopo a un certo punto viene meno proprio l'impegno, viene meno proprio l'attenzione ai clienti, viene meno l'attenzione alla gestione della propria attività. Una volta individuata proprio questa passione, quest'area giusta, beh, investi il tempo nel cercare di formarti nel miglior modo possibile. Ecco, devi in qualche modo diventare. Devi immaginarti imprenditore. È il modo migliore possibile è proprio quello dello studio diretto, quello sui libri, corsi, l'utilizzo di internet. Ci sono miriadi di informazioni che possono essere gratuite e non. Corsi magari all'inizio di poche decine di euro per iniziare a lavorare in maniera graduale sulla tua imprenditorialità, perché non c'è cosa peggiore che lanciarsi nel business senza una mentalità imprenditoriale. È questo che poi porta le persone a chiudere la partita IVA e nella migliore, nella peggiore dei casi, diciamo nei primi 2 anni o nella migliore nei primi 5 anni. Quindi, pur essendo un professionista, oppure essendo un dipendente che vuole fare il salto di qualità, ovvero nell'aprire una propria attività, la prima cosa è immaginarti e strutturare un percorso per diventare imprenditore. Perché? Perché
Perché questo è veramente un tassello delicato. L'imprenditore ragiona in maniera diversa rispetto a un collaboratore, un dipendente. Ragiona diversa in maniera a un professionista che utilizza il tempo per immagazzinare i soldi. L'imprenditore utilizza sistemi, utilizza metodi, utilizza un'organizzazione e tu devi essere in grado di sapere cosa e come fare in modo che la tua organizzazione funzioni, qualunque essa sia. Il mio suggerimento per te in questo video è proprio quello di all'inizio proprio di mantenere costi minimi proprio per non rischiare. E la cosa migliore è fare in modo che la tua imprenditorialità prevalga molto più rispetto a tante altre cose. Allora, prima di iniziare, preparati adeguatamente. Perché? Perché molto spesso veramente qui fa la grande differenza. Quindi formati, forma. Quando forma la tua imprenditorialità e non solo immaginati imprenditore, ma fai diventare ogni giorno la migliore versione di te stesso. Quindi significa quando ti imbarchi a diventare imprenditore, quando ti avventuri nello sconfinato mare, non devi prevedere che il mare sia sempre in bonaccia, perché il vero imprenditore si vede dalle decisioni che prende nei momenti in cui si trova in difficoltà.